Ci avevano provato lo scorso 30 aprile già a svaligiarla, ma una dipendente della gioielleria si è accorsa in tempo dell'ingresso inatteso, riuscendo a premere in tempo il pulsante antirapina e avvertire le forze dell'ordine. A distanza di poco più di un mese, la famigerata banda del buco è tornata a scavare nelle fogne sottostanti la gioielleria a Baggio di via Filangieri nel quartiere Chiaia. I carabinieri della stazione dei quartieri spagnoli, allertati dall'allarme che è scattato anche in questo caso, giusto in tempo, sono subito intervenuti. Ai rapinatori non è rimasto altro che riscendere nel sottosuolo, passando dal buco che avevano realizzato per portare a termine il colpo e fuggire per evitare l'arresto. Come detto, si tratta del secondo tentativo di rapina negli ultimi 30 giorni. Una volta messi in sicurezza i locali dell'esercizio commerciale, sul posto sono intervenuti gli addetti del Comune di Napoli, che hanno richiuso per la seconda volta, con una colata di calcestruzzo, il foro praticato dalla banda.